Amiche ed amici sportivi, ben ritrovati in Correre per Sport. Alberico, c'è una... ben trovato innanzitutto. Buonasera a te caro Roberto, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Ho notato una particolarità. La settimana scorsa abbiamo fatto una trasmissione con due ospiti, una era la 12ª edizione, l'altra la 14ª, Tocco Runners era la 12ª, Lido delle Rose, Roseto la 14ª, l'ospite di oggi si trova alla 16ª, questi numeri ce li dobbiamo, Ce li dobbiamo giocare. Per la podistica 2000 Alto Sangue il presidentissimo Antonio Liberatore, buonasera, una storica società. Buonasera a tutti, buonasera come ha detto Alberico a tutti i telespettatori di TV6 e un abbraccio in particolare a tutti gli atleti abruzzesi. Anche se da te non vengono solo abruzzesi, ma ne vengono parecchi anche da fuori, soprattutto dalla zona campana, zona napoletana. Beh, ci auguriamo, caro Roberto, che nella 16ª edizione possano esserci tanti atleti dalla Campania. Io in questo ultimo periodo ho girato molto la Campania, ho partecipato a gare, speriamo che il riscontro sia positivo il 24 luglio alle ore 10. Quest'anno Alberico sono stati lungimiranti, hanno deciso di spostare la data, anticiparla di una settimana, perché altrimenti, ahimè, andava a cozzare con un'altra grande e bella realtà del mondo del podismo che tu ami tantissimo da 50. Sì, io devo dire, ho avuto anche contatti con Antonio che si è reso disponibile, ne sono contentissimo perché sono due manifestazioni molto importanti, anche se molto diverse. Però ecco, il bacino di podisti è quello. Però tu che sei giusto. Un atleta, questa di Antonio, può essere la rifinitura per la 50. Assolutamente sì, devo dire che io stesso sono convinto che una buona gara la settimana prima, veloce ma anche impegnativa, poi con un contenuto muscolare come quella di Roccaraso è perfetta per farla anche forte, perché poi c'è il tempo materiale per recuperarla, quindi senza neanche troppo gestirla come risorse, e poi andare di filata sulla 50 km del Gran Sasso. Abbiamo parlato la settimana scorsa della gara che hai organizzato da Palena a Lama dei Peligni, e si parla di rifare al contrario. Antonio era presente un anno, partenza da Lama, un'altra da Palena, lui è stato il capostipite di questa iniziativa, perché i tre comuni, Roccaraso, Rivisondo e Pesca Costanzo, vanno a girare tra di loro, vanno a intersecarsi tra di loro con la partenza ogni anno in un posto diverso. Quest'anno si parte da Roccaraso, Antonio. Sì, quest'anno. Intanto vediamo le belle immagini della passata edizione. Quest'anno si parte da Roccaraso, come hai detto giustamente tu, caro Roberto. Queste che vediamo sullo schermo televisivo sono le immagini relative alla partenza del 2018. Difatti mi sembravano un po' tanti, del 2018, perché l'anno scorso c'era stata una grossa presenza di atleti. E sì, ogni anno noi partiamo da un comune diverso. L'anno scorso, se ben ricordate, l'amico Alberico lo sa, anche tu, siamo partiti da Rivisondoli, quest'anno partiremo da Roccaraso, ripeto, il 24 luglio, se Dio vuole nel 2023 partiremo da quel bellissimo borgo che è Pesco Costanzo. Poi, lasciamelo dire, sei baciato dalla fortuna, perché in estate, in un posto dei posti così belli in altura, ma soprattutto dei posti, hai detto Pesco Costanzo, credo che sia una delle perle più belle in assoluto che possiamo avere nella nostra amata Italia, ma anche Roccaraso e Rivisondoli non sono da meno. Sì, io dico questo, non me ne vogliano gli altri amici presidenti che organizzano. A proposito, tu di dove sei? No, io sono di Roccaraso proprio, sono di Roccaraso, però mi reputo un cittadino di tutti e tre i paesi. L'ho sempre detto, anche quando ho fatto qualche commento alle rispettive manifestazioni. Io sono di Roccaraso, ma mi ritengo di tutti e tre i paesi. Certamente, come hai detto prima tu, quando si passa oppure si parte da Pesco Costanzo, siamo al top.
uno dei borghi più belli d'Italia, ma anche Rivisondoli e pure Roccaraso, insomma sono paesi conosciuti non solo in Abruzzo ma anche in tutta Italia. Sì, ma poi la gente che viene a correre da voi, io mi ricordo quando venivo agli inizi a fare lo speaker, la gente alberica, arrivano tutti quanti iper soddisfatti, non dimentico mai la gioia di un giorno di un certo Antonio Bucci, ahimè non è più con noi, lo ricordo come se fosse adesso, la gioia di Antonio Bucci proprio nella tua gara, ed era l'arrivo a Pescasseroli. Ma anche perché, chiedo scusa, Rivisondoli. Anche perché con il fatto che si attraversano tre comuni, è un giro unico, è un vero viaggio. Chi arriva al termine ha fatto anche i 400 gradini, è salito su e giù per i paesi, ha compiuto un'impresa. A proposito di gradini, Antonio se lo ricorda di sicuro, su uno forse non eri ancora nato, ma a Rivisondoli c'era una gara internazionale di solo gradini con l'organizzazione addirittura del Corriere dello Sport. Non voglio fare pubblicità, ma è così. Sì, sì, caro Roberto, ricordi molto bene, era una gara diventata famosissima a Rivisondoli e anche nel circondario dell'Alto Sangro, era patrocinata dal Corriere dello Sport, era chiamata la Cronoscalinata e si è fatta fino a una ventina di anni fa, poi purtroppo gli amici di Rivisondoli... Ricacciamola! Tutto si può rifare. Ripartiamo da zero, ripartiamo in modo soft, ma è una tradizione che non può morire così. Purtroppo quanti gradini? Erano di più di quelli che facciamo noi il 24, a noi sono 400 gradini, ormai siamo diventati conosciuti in tutto il centro-sud per i 400 gradini, ma quando si faceva la cronoscalinata si saliva ancora di più, si arrivava ai 600-650 gradini e lì finiva, era una gara a cronometro, ricordo. Era bellissima però. Avevano trovato la sponsorizzazione del Corriere dello Sport. Sì, ma c'erano fior fiori di campioni all'epoca, sì, questo sì. La dobbiamo far. Vediamo un po' che cosa si può fare con gli amministratori locali, se si può riorganizzare. Vediamo un perché po' no, anche il caso mai, se non vuoi perdere tempo, anche lo stesso giorno della manifestazione sì, potrebbe essere. Potrebbe anche essere, perché comunque si va a incastrare ancora di più a una componente di trail. Che tu non lo sai, Antonio, ma lui di scalinate così, da quando era piccolissimo, faceva il chirichetto, lo faceva tutte le domeniche. Sì, è vero, sì, anche di più, perché anche d'estate con le novene si andava anche tutte le sere. Ecco, capito? Perché è diventato poi un atleta, perché era sempre in ritardo e doveva andare di corsa a fare il chirichetto, lui che abitava in fondo al paese, la chiesa era il punto più alto del paese. E quindi era... È vero, potrebbe essere la mia gara, sarei curioso di vederla. Lo facciamo riorganizzare, Antonio. Vediamo un pochino che cosa si può Antonio, fare. Antonio, ma tutti quegli amici, ovviamente come medico, come di una certa età, che fine hanno fatto? Un saluto particolare ad Armando, Remo. Sì, allora, questi amici che tu conosci, caro Roberto, da tanti anni, per carità, e purtroppo sono passati gli anni, ma tu ben sai, come ben sai, gli anni passano per tutti, sono diventati dei soci onorari della podistica 2000 Alto Sangro, però quando arriviamo agli ultimi 15-20 giorni, caro Alberico, ci danno una mano ad mettere su tutta l'organizzazione per far sì che poi siamo pronti per i giorni per il 24 di luglio. Anzi, voglio precisare una cosa da questa grande emittente abruzzese che è TV6, che gli atleti che verranno a Roccaraso il sabato possono ritirare anche i pettorali il sabato pomeriggio per evitare quella fila la domenica mattina. Noi siamo a disposizione a Piazza Giovanni Leone, da dove partirà la 16ª edizione, per far ritirare i pettorali agli atleti, qualora ci fosse qualcuno che arriva il sabato, anche dall'Abruzzo, perché dalla Campania arriveranno in tanti. Hanno pernottato nelle varie strutture alberghiere del paese. E se c'è qualche abruzzese che arriverà prima, potrà ritirare il pettorale. Ma il Napoli Calcio già è a Roccari, sì, buonanotte, a Castel di Sangro il 24, credo di no? No, l'arrivo del Napoli Calcio è previsto il giorno 23. Non mi sono informato. Luglio. Sarà un po' difficile trovare forse il pernottamento in zona. Io devo dire una cosa, caro Roberto, che sto facendo i salti mortali per cercare di reperire le gare agli atleti. Anche
perché vogliono pernottare tutti sul posto, perché ci sono anche tante strutture alberghiere a Rivisondo, a Pesco Costanzo. Ma voi avete anche degli hotel importanti che sono anche sponsor della manifestazione? Sì, 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 sono anche sponsor, mi aiutano, mi danno le camere, insomma mi aiutano in tutti i modi, cercano sempre di collaborare con la nostra organizzazione. Anzi, c'è Cipriani che ce n'ha tanti, che è poi un grande appassionato. Il grande Ennio Cipriani è stato il presidente della Podistica 2000 Alto Sangro per tanti anni, poi dopo i vari impegni con gli alberghi eccetera eccetera, lui ha ceduto e mi ha dato a me questo incarico di continuare con la Podistica 2000 Alto Sangro. Eccoci qua, insomma, siamo arrivati alla 16ª edizione. Bene, Alberico, poi corre in altura d'estate. Allora, c'è chi va in ritiro. Ecco, quello volevo dire, ormai Roccaraso tra l'altro da adesso è diventato un po' il centro di interesse dell'atletica leggera, perché hanno appena aperto la pista e quest'anno a partire proprio il 24 aprirà un po' tutte le attività, perché ci saranno raduni delle società, raduni delle federazioni, e anche io stesso andrò con i ragazzi della Vini Fantini a trascorrere dei giorni e a godere un po' di questa pista che... Già nel passato che non c'era la pista venivano fior di campioni, certo. Anche da Baldini e quant'altro. Abbiamo preparato le Olimpiadi di Atene con un bel raduno, quasi un mese, tra l'altro. Perciò tu conosci come le tue tasche. Sì, lo conosco veramente, ogni sentiero percorribile lo conosco bene. Antonio, facciamo fare la promessa che ci sarà quel giorno. Ma io mi auguro che il grande Alberico Di Cecco, che io ammiro e ho sempre ammirato come atleta, gli voglio un bene dell'anima, lui lo sa, sia presente alla nostra manifestazione, perché manca da tanti anni. Infatti io però voglio ringraziare il grande Franco Schiazza, che mi ricordo c'era anche Alberico, alla gara del grande presidentissimo Pino Merchiorre, raggiungemmo l'accordo di spostare queste due gare, la famosa concomitanza. Allora subito fu fatto l'accordo con il grande Franco, mio carissimo amico, tra l'altro lo voglio precisare. Franco disse: Antonio, io voglio fare l'ultima domenica di luglio. E va benissimo, dissi io. Allora io rimango il 24, e quindi adesso Alberico non ha più l'incombenza della 50 km. Ecco, io da questa emittente privata lo invito personalmente a venire a gareggiare alla nostra manifestazione. Mi farebbe... Io ho mandato anche l'assist prima dicendo che potrebbe essere un'ottima rifinitura prima della 50. Per la gara della 50 che Alberico fa sempre ogni anno, anche ottenendo dei grandissimi risultati, insomma. Ha sempre vinto, sì. Non ha partecipato, ha sempre vinto. Una sola volta non ha vinto, ma perché non c'era. È un grande Alberico. Assolutamente sì. Grande persona, grande amico. Assolutamente sì. A proposito di Alberico, ricordiamo che la gara fa parte del circuito Corri l'Abruzzo WISP, sì. 100 punti. 100 punti. Ho visto che alla regia Claudio ogni tanto mandava una locandina, sempre a cura della WISP, perché lo stesso giorno nel pomeriggio, eccolo qua, campionato nazionale duathlon a Casal Bordino, campionato nazionale duathlon, dove si può anche gareggiare, c'è scritto proprio, gara a staffette promozionale. Significa che un podista può fare il primo percorso di 3 km, dare il testimone al ciclista con la mountain bike che ne farà 14, e il podista tornerà alla fine a fare gli ultimi 2 km. Chi non è stanco dalla gara delle tre comuni, il pomeriggio può venire a Casal Bordino, oppure chi non se la sente di fare una gara così impegnativa, possiamo dire così bella ma anche così impegnativa, non è preparato, può andare a Casal Bordino e farsi i suoi 5 km in staffetta con un ciclista. Altrimenti la gara vera e propria è che chi fa la corsa podistica deve fare anche il ciclismo e poi l'ultimo tratto di nuovo di corsa. Fu fatta l'anno scorso l'edizione sempre in Abruzzo a Colle Corvino,
alla gara che parlavamo prima di Palena Casalbordino, il secondo classificato è proprio il neo campione d'Italia di duathlon Carlo Angelucci, sarà presente di nuovo a difendere il titolo a Casalbordino. In grande forma in questo periodo. Veramente, perché faccio i complimenti. Perché domenica mattina, addirittura prima di venire da te, aveva vinto una gara di triathlon. Ho letto che aveva vinto. Un po' come te. Un po'. Ma dove bravo, trovano? Bravo Carlo. Un pochettino come dovremmo fare, che bisogna fare per andare forte come loro? Come lui no, io mi ricordo quando, io penso che Alberico ce l'ha bene in mente, quando io andavo all'hotel dove alloggiavano, come ho detto precedentemente, si stavano allenando per andare alle Olimpiadi, le andavo a trovare. Sempre l'hotel di Cipriani. L'hotel di Cipriani, non facciamo il nome, comunque l'hotel di Cipriani, mitico, stavano lì con Baldini, Caleandro, Cosimo Caleandro, eccetera, eccetera, Giacomo Leoni, e li andavo a trovare. Per me era una grandissima soddisfazione ammirare e vedere lungo le strade di Roccaraso, Rivisoni, questi grandi atleti che si allenavano. Assolutamente. Bello. Per me era una soddisfazione immensa, io che sono stato sempre appassionato per questo sport. Ricordiamo che la gara è intitolata all'ingegner Valentini. All'ingegner Camillo Valentini, che in vita era un atleta della podistica 2000 Altosangro, e da questa emittente, se mi permetti caro Roberto, vorrei ringraziare, è doveroso da parte mia ringraziare le tre amministrazioni dei tre comuni che anche quest'anno ci hanno ridato fiducia, perché senza di loro la tre comuni non si può realizzare, insomma, ecco. Un loro contributo. Poi voglio ricordare, che caro Roberto, che noi premiamo i primi 12 atleti di tutte le categorie. Povero speaker Gennaro Varrella, allora si stancherà, fai stancare troppo. Questo è l'ultimo anno, ti faccio una promessa qui da questa emittente, tu sei un caro amico, mi hai sempre rispettato, mi hai fatto propaganda nelle varie manifestazioni sportive dove io sono venuto a gareggiare, ti faccio una promessa già da adesso che se andrai in onda il prossimo anno, nel 2023, la 17esima, tocchiamo ferro, perché dipende sempre, tu lo sai meglio di me, che è da una vita che stai in mezzo alle manifestazioni di running, se ci sono gli sponsor le manifestazioni si possono realizzare, caro Alberico, altrimenti dobbiamo ammainare la bandiera. Però te lo dico già da adesso che se nel 2023 saremo a Pesco Costanzo, come io mi auguro, sarai lo speaker ufficiale della nostra manifestazione. Grazie Antonio, ma io sono stato già speaker manifestazione e sono anche cosciente che nella vita nulla è per sempre, pertanto io ringrazio sempre quello che uno ha dato e non quello per quello che deve ancora, c'è massimo rispetto a prescindere. Poi Gennaro Varrella, Alberico, sfondiamo una porta aperta, un ragazzo. No, ma caro Roberto, tu sei stato sempre un promotore molto efficace della nostra manifestazione, ci hai sempre voluto bene, ci hai rispettato, anche noi abbiamo rispettato a te. Assolutamente. Io sono sicuro che il prossimo anno questo connubio tra la podistica 2000 Altosangro, la 17esima edizione della Tre Comuni, tra noi e la tua persona si possa realizzare di nuovo, perché per me fa immenso piacere. Grazie Antonio, c'è tempo per parlarne, ci mancherebbe. Questo sì, ci mancherebbe assolutamente. Ma a proposito di Roccaraso, dove un'altra bella manifestazione, una gara trail che si rifarà quest'anno. Caro Roberto, mi sa che la gara, mamma mia che grande, il trail degli antichi sciatori che si è fatta a Roccaraso per 3-4 anni, sarà difficile che si rifarà. Proprio mi auguro che gli organizzatori, che la Mountain Lab, che è un'altra società, ma non riuscite a dargli una mano più che altro, ma anche a creare un'unica realtà. Ti dico questo, caro Roberto, che qualche giorno fa ne abbiamo parlato insieme a Luigi Liberatore, altro atleta locale, anche se vive a Sulmona, bell'atleta, eccetera, eccetera. Ha detto: Antonio, ma perché non riorganizziamo? Mi ci dai una mano anche tu a riorganizzare questo trail di Roccaraso sulle piste degli antichi sciatori? Ho detto: beh, ci possiamo rimettere in gioco, però tu lo sai meglio di me, non è facile organizzare queste manifestazioni.
ci vuole ogni tassello al posto suo, se no altrimenti vediamo un po' che cosa succederà fino a settembre-ottobre. So. Vabbè, intanto possiamo divertirci con l'Extreme Run di Monte Amaro. Assolutamente, dai. Assolutamente, fanno una gara molto particolare il giorno 30, poi il pomeriggio. Il memorial, il mitico memorial di Costantino Cipollone. Assolutamente. Ne parleremo la prossima settimana approfonditamente. E poi la prima edizione della gara degli antichi sciatori sul circuito l'ha vinto un nostro amico Alberico, un atleta che va ancora forte anche adesso. Maurizio D'Andrea. Sì. Che è già stato... si può candidare alla vittoria perché sul trail in Abruzzo è veramente uno dei più forti. Alberico, di gare adesso ce ne sono veramente tante. Sì. Una più importante dell'altra. Esatto, una più importante, una più bella dell'altra, e quindi siamo in periodo anche di ferie, quindi ce le possiamo godere un po' tutte. E come si dice, piatto ricco? Mi ci ficco. Ci saremo a tutte le gare. Grazie Antonio, grazie alla prossima, in bocca al lupo. Grazie a voi che mi avete invitato in questa splendida emittente abruzzese che è TV6, e io vi ringrazio di cuore, a te Roberto e a te Alberico. Grazie veramente. E speriamo di con Alberico speriamo di vederci il 24. Assolutamente. Con te caro Roberto ci vediamo alla notturna toccolana e ci saluteremo come sempre volentieri. grazie. Io ringrazio ovviamente lui che è un dirigente WISP, ringrazio la WISP perché ci dà questa bella opportunità. Un saluto particolare a Claudio alla regia. Grazie a tutti, buona serata.